Sì, no, ho tirato in porta, non l'ho neanche visto. Max, però bravo lui che ci ha creduto sul secondo palo. C'era vento a favore, appena Khalifa mi ha dato la palla sullo stop ho pensato di tirare. C'è stata una deviazione, è andata bene così, dai, meno male che Max l'ha sbloccata e poi siamo stati bravi a continuare a cercare il secondo gol e di chiudere la partita, anche perché non dobbiamo dimenticarci che c'è la differenza importante, la differenza rete importante perché c'è anche il rischio di arrivare a tre squadre a pari punti. Sì, io avevo detto qualche settimana fa che adesso magari col bel tempo arrivano campi più belli da poter giocare la palla, anche se oggi il vento ha influito molto. Siamo stati bravi nel primo tempo a capire la situazione, a difenderci bene, non rischiare più di tanto e a sfruttare poi il vento a favore nel secondo tempo. Domenica scorsa, nonostante ha piovuto tantissimo, però il terreno di gioco era in ottime condizioni, la palla schizzava, viaggiava e lì inevitabilmente vengono fuori le nostre qualità tecniche. Ti ringrazio, sì, no, Colonia fa parte della mia vita, ho vissuto 16 anni in Germania, tra cui seguo anche il Colonia da quando ero piccolo, è uno stadio, una città stupenda, mi dispiace, stanno attraversando un brutto momento, speriamo che riescano a salvarsi perché la piazza sicuramente merita la Serie A, però pensiamo a noi, dai, pensiamo a noi e cerchiamo di vincere queste altre 5 battaglie. Adesso arriva una domanda. C'è molto entusiasmo, compattezza, devo dire, lo notiamo soprattutto dai miei compagni che non stanno giocando, che su ogni gol vengono a esultare come se avessero fatto gol loro. Questa in questo momento è veramente la nostra forza, chi gioca gioca, non conta, conta il risultato di squadra. Il mister ha variato molto la scorsa settimana, dando magari quasi a tutti la possibilità di giocare, significa che tutti siamo sul pezzo e questo potrebbe essere la nostra forza in più per queste 5 partite.